Ciao a tutti e bentornati sul canale di Filo e Stitch. Come vedete dalla scatola, oggi andiamo a fare un unboxing di Planners Anonymous. È arrivata proprio oggi pomeriggio, quindi andiamo insieme ad aprirla. Vado a dare una sbirciata, vi la faccio fare anche a voi. Ora chiudo e sposto la scatola. Cominciamo però dalle carte. Anzi, innanzitutto vediamo il bigliettino. E questo è il tema del mese. Si chiama Poolside. Ok, cominciamo allora dalle carte. Allora, questa è la prima carta, sembra un quadro, caspita. Eccola qua, la prima carta, molto molto bella, con questo disegno su bordo piscina. E il retro è di questo blu mare, molto molto bello. Poi la seconda carta invece è un po' più estiva nel senso oggettistica, quindi vedete c'è il canotto, la sdraio, i pantaloncini, la gonna da mare. E il retro di questa è in questo color bronzo. E poi la terza e ultima fantasia di carte è questa, che sono praticamente le ciambelle in piscina. E dietro abbiamo questo color bruciato, molto carina, molto molto belle anche questa carta. La prima diciamo che è la mia preferita, perché secondo me è un quadro. Poi il Valium è rappresentato da questo, che praticamente, mettiamolo qua dietro che si vede meglio, non è altro che uguale a questa carta con le ciambelle in piscina ed è il nostro Valium. E poi invece l'acetato è molto molto carino, è argentato e sono tutti occhiali da sole. Vedo se riesco ad avvicinarvelo un po', eccoli qua, vedete, sono tutti a forma di occhiali da sole. E questo è l'acetato. Molto belle come sempre, carte, vellum e acetato. Poi passiamo oltre e andiamo a vedere cosa è arrivato. Innanzitutto partiamo dalla penna, una penna bellissima, blu blu intenso, con i colori Swarovski, però i colori della bandiera francese, come potete vedere, rosso, bianco e blu. Questo blu è un blu intenso molto molto bello ed è spettacolare questa penna. Poi vabbè, è argentata, quindi molto bella anche la penna. Poi andiamo ad aprire le carte, come sempre. E abbiamo ovviamente il cartoncino che richiama il kit. E poi abbiamo le sei carte in color pastello, ovviamente, e sono in questo modo. Molto carine, semplici, con le scritte come fa sempre il Planners Anonymous, e dietro, come vedete, sono bianche. Ok, dopo le carte andiamo a vedere gli stickers. Allora, gli stickers sono, allora, quelli decorativi, la ragazza con la ciambella a forma di unicorno, la sdraio con il cappello, la borsa, il barbecue e poi questa, ovviamente molto molto carina, questi fiori qua sotto sono spettacolari, guardate che bello questo set di sedie col tavolino. E poi abbiamo quelli funzionali, classici con tutti i giorni della settimana. I numeri dall'1 al 31 e anche qui Remember this week. Questo kit si chiama Poolside, il prossimo sarà Chapter 3, capitolo 3. Bah, vediamo un po', qua si vede un po' meglio, vediamo un po' che cosa sarà. Curiosa, con un nome del genere, molto curiosa. Passiamo ai die-cut. I die-cut ovviamente hanno sempre dentro questa mega cartolina che può essere utilizzata come dashboard. E eccola qua. Enjoy every moment. Ecco qui. Allarghiamo un pochino così
Ok, enjoy every moment. E poi abbiamo, come sempre, un sacco di die-cut. Allora, c'è la ragazza, il paio di occhiali da sole, le ciambelle della piscina, la rosa, un cocktail, un ghiacciolo, questa è una fragolina e un petalo, penso. Un altro paio di occhiali da uomo, le ciabatte, la borsa da piscina, il barbecue, un'altra rosa, l'hamburger, una fragola, un bel gelato mangiato, una brocca di bibita, il cappello per il sole e la ciambella a forma di unicorno. E poi qui dentro sono rimasti questi piccolini che sono dei mirtilli, una fragola e un altro petalo. Belli. Poi andiamo a vedere gli washi. Washi grande che, come vedete, ha le rose, l'infradito, gli occhiali, i gelati. Quello medio che ha come fantasia appunto le ciambelle in piscina. Mettiamolo così. E quello slim invece ha i colori della Francia, il rosso, il bianco e il blu. Molto carini anche questi, e comunque richiamano che sono poi i colori principali del kit di Planners Anonymous di questo mese. Ok, adesso veniamo al clear stamp. E come clear stamp questo mese abbiamo questi. Allora, dove viene riportata la scritta weekend? Poi qui abbiamo sempre la ciambellona con forma di unicorno, gli occhiali, gli attrezzi per il barbecue, insomma il gelato, la sdraio, il barbecue, you are invited, relax, la ciambella, le infradito che sono molto carine e la bibita, molto molto bello. E infine, come pezzo forte del kit, abbiamo questo, che è un taccuino. Voilà, è un taccuino di Planners Anonymous con, vedete, tutto puntinato per poter mettere le nostre note, con la sdraio, il cappello e la borsa della piscina. Ecco qui, questo è il nuovo kit di Planners Anonymous. Vi ripeto, il tema si chiama Poolside. Spero che questo kit vi sia piaciuto. Vi aspetto come sempre sul canale di Filo e Stitch. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per essere sempre aggiornati. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!